Con 28 e Budoni con 27, pur al di sopra della zona pericolosa, dovranno faticare e soprattutto incamerare i punti per non rischiare di essere coinvolti nella lotta per il mantenimento della categoria. Al momento Lanusei, Muravera, Castiadas e Cinzia sono posizionate nella zona play, oltre al San Cesareo e l'Astrea che appaiono rassegnate. Nel prossimo turno sicuramente ci saranno scintille per Grosseto-Viterbese, 1-1 il risultato dell'andata, il quale risultato della prossima potrebbe dare, a seconda di quanto avverrà, un quadro delineato per il prosieguo del campionato. Con Torres, Siriti e Arzachena attese in incontri casalinghi che potrebbero approfittare della situazione. La giornata completa, Calcio San Cesareo, Polisportiva Budoni 0-0, Rieti Astrea 5-0, Grosseto Muravera 2-1, Lanusei Olbia 0-1, Nuorese Calcio 2-2, Torres Albalonga 6-2, Trastevere Cinzia 2-2, Virtus Flaminia 0-1, con l'anticipo del Castiadas contro lo Stiamare di sabato di 3-1. La classifica finale, la Viterbese 53, Rieti 52, Grosseto 50, Arzachena 48, Torres 45. Queste le prime 5 squadre al momento indicate per i playoff. Poi segue l'Olbia 44, Albalonga Longa 40, Nuorese 39, Trastevere 33, che confermano la parte centrale della classifica, infine l'Ostiamare 30, Virtus Flaminia 28, Budoni 27, e Lanusei 26, Muravera 25, Castiadas 23, Cinzia 20, infine il San Cesareo con 20 punti e l'Astrea con 13. Un saluto a tutti gli sportivi da Dino Romano della redazione Privesti di Tutto Campo per l'ottava giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D Girone H. Ancora un pari per la capolista Virtus Francavilla, fermata in casa sul 2-2 dal Pomigliano, accompagnato dalle vibranti proteste dei padroni di casa che recriminano sulla posizione che ha portato il pari al Pomigliano e per la non concessione di due calci di rigore. Ne approfitta Inardò, che mette a segno la quarta vittoria consecutiva facendo suo il derby con i Gallipoli e si porta a 2 secondi di lunghezza di ritardo dalla vetta. Bene anche il Taranto, che batte in trasferta il Sansevero e rimane in scia del Nardò. Passiamo ora al quadro completo dei risultati. Aprilia Potenza 2-2. Per Aprilia Esposito e Sossai risponde per Potenza Simeri e Baccaro. Isola Liri Serpentara 1-1. Per Isola Liri Basilico, per Serpentara Delgado. Sansevero Taranto 1-3. Per il Sansevero Rossi, per il Taranto doppietta di Genchi e Siclari. Torrecluso Francavilla Insigni 2-2, per il Torrecluso doppietta di Pastore, per il Francavilla Dauria e Pisani. Turris Progredur Marcianise 0-0, Vicerno Fondi 0-0, Virtus Francavilla Pomigliano 2-2, per il Francavilla doppietta di Picci, per il Pomigliano Prisco e Alfano. Gallipoli Nardò 1-3, per il Gallipoli Francese, per il Nardò Primari Palmisano Vicedomini. Sceglie batte Manfredonia 1-0 con rete di Lorusso. Al comando della classifica abbiamo sempre il Virtus Francavilla con 49 punti, seguito dal Nardò con 47, Taranto 45, Francavilla e Simi 44, Fondi 41, Sceglie 37, Pomigliano 36, Turris 35, Potenza 34, Torrecuso e Sansevero 33, Isola Liri 32, Marcianise 32, Manfredonia 31, Serpentara 26, Aprilia 22, Vicerno 18, chiude i Gallipoli con 17 punti. Al comando della classifica dei marcatori troviamo sempre Meloni del Fondi con 23 reti, seguito da Genchi del Taranto con 17 e De Vacuo del Sansevero con 16 reti. Con questo è tutto, un saluto e la risentirci alla prossima settimana da Dino Romano della redazione di Pugliese di Tutto Campo.
Ed eccoci all'ultimo girone della Serie D, il girone I, disputate questa settimana le gare della 28esima giornata ed ecco i risultati. Ad Agropoli la Vibonese batte l'Agropoli per 3-0, Aversa Normanna Cavese 1-1, a Scordia il Città di Gragnano batte il Città di Scordia per 3-0, Due Torri Vigor Lamezia 1-0, Gelbison Vallo della Lucania rende 0-0, fuori casa lo Sport Club Marsala batte il Noto per 1-0, fuori casa ancora la Frattese batte la Palmese per 2-1, Polisportiva Sarnese Leonfortese 1-0, Reggio Calabria Città di Siracusa 2-2, riposava il Roccella. Così in classifica Cavese avanti con 56 punti, seguita dalla Frattese con 54, Città di Siracusa 52, Reggio Calabria 41, Vibonese 40 punti, Aversa Normanna 39, a 37 punti Polisportiva Sarnese e Due Torri, Leonfortese 35 punti, Città di Gragnano 33, Sport Club Marsala 32, a 31 punti Noto ed Agropoli, Roccella e Palmese 29 punti, Rende 28, Gelbison Vado della Lucania 24, Vigor Lamezia 21, ultimo il Città di Scordia con 17 punti. Si chiude con un pareggio 1-1 l'incontro della capolista impegnata in questo fine settimana in trasferta contro l'Aversa Normanna, padroni di casa in vantaggio al 36esimo del primo tempo con Ciocia non impeccabile nella circostanza Conti, estremo difensore della Cavese. Ci pensa poi Criniti al 18esimo della ripresa a riportare il match in parità. Cavese ancora in testa ma con una gara in più rispetto alle inseguitrici. Vittoria esterna per la Frattese contro la Palmese per 2-1, ospiti in vantaggio con la rete di Longo a 2 minuti alla fine del primo tempo e poi di nuovo in gol complice la sfortunata autorete di Tavernini. Siclari accorcia le distanze per la Palmese al 38esimo del secondo tempo, ma poi il risultato non cambia più. Al Granillo di Reggio Calabria finisce 2-2 tra la Regina ed il Siracusa. L'11 di Cozza trova la rete del vantaggio con Noggiano al 23esimo della prima frazione di gara. L'ex Baiocco ristabilisce la parità a 6 minuti dal termine del primo tempo. Regina di nuovo in vantaggio con Cristia Tibboni al quarto d'ora del secondo segmento di gara e di nuovo parità all'80esimo dopo la rete siglata di testa da Ricciardo, lasciato fin troppo solo nel mezzo dell'area. Nessun problema per la Vibonese sul terreno di gioco dell'Agropoli, che nel secondo tempo trova la via del gol per 3 volte con Saraniti, Paviglianiti ed Allegretti per il 3-0 finale. Ianniello, in gol al 38esimo del primo tempo, regala l'ottava vittoria stagionale alla Sarnese, vincente nel fine settimana in casa contro la Leonfortese. Il Due Torri supera in casa per 1-0, gol di Petrullo nel secondo tempo, il Vigor Lamezia, mentre il Città di Gragnano affonda fuori casa il Città di Scordia con la doppietta di Foggia ed il gol di Mascolo. Di misura 1-0, lo Sport Club Marsala ha la meglio in trasferta contro il Noto. È ad opera di Mafré al 15esimo del primo tempo la rete che determina l'ottava sconfitta stagionale del Noto e porta altri 3 preziosissimi punti nel carniere del Marsala, ora a 32 punti in classifica. Per chiudere, pareggio a reti inviolate tra le pericolanti Gelbison, Vado della Lucania e Rende. Squadre di nuovo in campo domenica 28 febbraio con questo programma: Cavese, Polisportiva Sarnese, Città di Gragnano, Palmese, Città di Siracusa, Noto, Frattese, Agropoli, Leonfortese, Roccella, Rende, Due Torri, Sport Club Marsala, Gelbison, Vado della Lucania, Vibonese, Reggio Calabria, Vigor Lamezia, Aversa Normanna, riposerà il Città di Scordia. Per la Serie D finiamo qui, ora spazio al calcio in rosa con il campionato di Serie A femminile. Ed eccoci alla Serie A femminile, giocate le gare della 14esima giornata, ecco i risultati. Fuori casa il Grafistudio Tavagnacco batte la GSM Verona 5-1, fuori casa il Brescia Calcio Femminile batte la Fiorentina per 4-1, Luserna Res Roma 2-0, Mozzanica Permac Vittorio Veneto 6-0, San Zaccaria Pink Sport Time 5-0, Südtirol Damen Riviera di Romagna 2-1. Dopo 14 giornate ecco la classifica con in testa il Mozzanica e il Brescia Calcio Femminile entrambe con 35 punti, dietro di loro AGSM Verona con 31, Fiorentina 30, Grafistudio Tavagnacco 25, San Zaccaria 20, Res Roma 12, a 11 punti Luserna e Südtirol Damen, a 10 punti Riviera di Romagna e la Permac Vittorio Veneto, ultima la Pink Sport Time con 7 punti.
Nessun problema per il Mozzanica che in casa legittima la prima posizione in classifica, battendo in casa con un punteggio tennistico 6-0 la malcapitata Permac Vittorio Veneto. La squadra di casa ci mette solo 6 minuti a trovare la strada del gol con Giacinti, ancora 8 minuti ed è 2-0 per il Mozzanica che raddoppia con Bartoli sugli esiti di un calcio d'angolo. Ancora Giacinti in rete 5 minuti più tardi per il Tris che diventa poker al 30° con Iannella. In chiusura di primo tempo Scarpellini in sacco la palla del 5-0. Il Mozzanica rimane padrona del campo e colleziona diverse altre occasioni da rete fino a realizzare la sesta segnatura al 25° del secondo segmento di gara ancora con Giacinti. Le padrone di casa sbagliano poi un rigore, o meglio il portiere ospite dice di no alla settima possibile rete delle ragazze di Nazarena Grilli. Nel match clou di giornata tra Fiorentina e Brescia Calcio femminile, la squadra lombarda si impone per 4-1 allontanando dalla vetta le ragazze in maglia viola, confermandosi in testa alla classifica insieme al Mozzanica. Brescia subito in avanti al primo minuto con Girelli, Caccamo ristabilisce la parità al 12°. Prima della chiusura del primo tempo, Bonanzia porta a 2 le segnature per la squadra ospite, che con Mele aumenta il vantaggio e con Sabatino arriva al conclusivo 4-1. Giornata decisamente negativa per le campionesse in carica della GSM Verona che nell'incontro casalingo contro le friulane del Tavagnacco subiscono una sconfitta per 4-1. Alla mezz'ora circa del primo tempo Camporese sblocca la gara in favore del Tavagnacco, ma pochi minuti dopo con Fuselli il Verona perviene al momentaneo pareggio. Nella ripresa le reti di Parisi, Dri, Cleland e Brumana a tempo scaduto confezionano la settima vittoria stagionale in campionato, infliggendo così alle avversarie, peraltro rimaneggiate nell'organico e di in 10 nell'ultima parte di gara a causa dell'espulsione di La Terza, la sconfitta in stagione numero 3. Il San Zaccaria supera l'ostacolo Pink Sport Time superando le baresi in casa per 5-0. Primo squillo delle padrone di casa al quarto d'ora del primo tempo con Tucceri Crimini, seguito 15 minuti dopo dalla rete di Longato. Soli 5 minuti in più e con Petralia il San Zaccaria si porta sul 3-0. Il leitmotiv della gara non cambia nel secondo tempo e le segnature di Pancaldi e Pongato chiudono la sfida sul definitivo 5-0. Vittoria importante per il Lucerna che nell'incontro casalingo di questo fine settimana si sbarazza della Res Roma vincendo per 2-0. Entrambe le segnature arrivate all'ottavo e al 45° del primo tratto di gara portano la firma di Moretti. Successo altrettanto utile ai fini della classifica è il 2-1 che il Südtirol Damen infligge in casa al Riviera di Romagna. Ospiti in vantaggio al 30° con Tonelli, solo 7 minuti e gara di nuovo in parità con la rete di Brunello. Al 55° invece Colasuono insacca la palla del definitivo 2-1 che regala alla squadra di Klaus Schuster la terza utilissima vittoria stagionale. Ora il Riviera di Romagna dovrà rimboccarsi le maniche per tentare di uscire dalla zona retrocessione. Padrona incontrastata è la classifica marcatori e Valentina Giacinti del Mozzanica con 26 gol. Dietro di lei Patrizia Panico della Fiorentina con 17 reti e ancora più indietro Tatiana Bonetti della GSM Verona con 16 segnature. Permetteteci inoltre di fare i nostri complimenti a Patrizia Panico che da questa settimana è inclusa nella Hall of Fame del calcio italiano. Serie A femminile di nuovo in campo il 12 marzo con queste gare: Brescia Calcio Femminile Mozzanica, Grafi Studio Tavagnacco, Südtirol Damen, Permac Vittorio Veneto, Luserna, Pink Sport Time, Fiorentina, Res Roma, AGSM Verona, Riviera di Romagna, San Zaccaria. Bene, torniamo in studio. Disputate in questa settimana anche le gare della Coppa Italia valevoli per la Serie D. E ringraziamo Michele per il contributo ed ecco qui come è andato in quest'ultime gare. Speciale Coppa Italia di Serie D, andiamo subito a leggere i risultati. Sono giocati ieri le altre 5 partite. 7 giorni fa era finita Chieri Rapallo 0-0, poi il rigore è passato il Chieri. Delta Rovigo Caravaggio, anche questo è finita 0-0, il rigore è passato il Caravaggio. Rende Francavilla 1-1, Secum sul rigore al 36°, pareggio di Fiore al 93°, 1-1, ai rigori è passato il Francavilla. Mentre ieri San Giovanese Foligno 1-0, gol di Rigoli. Serenio Oltrepò 0-1, gol di Cleur. Alto Vicentino, Virtus Verona di Camp 1-0, gol di Peluso, il solito Peluso, passato l'Alto Vicentino. Matelica Cintia 2-1,
era passato in vantaggio il Cinti al primo minuto, poi il pareggio di Pesarelli sul 35 sul rigore, Iacchetta al 93esimo ha regalato il pareggio del turno Matelica. Ultima partita, Fondi a Versa Normanna 4-0, Alleruzzo, La Delestra, Ticione ed Agostino gli autori delle reti. Dunque sono passate ai quarti di finale Chieri, Caravaggio, Francavilla, San Giovannese, oltre Povoghera, Alto Vicentino.